La liturgia di questa domenica ci propone ancora una volta il prologo di Giovanni che abbiamo sentito nella liturgia della messa di Natale. Il Verbo, la parola di Dio che si fa carne. Un Verbo, una parola di Dio, un Dio che parla, un Dio che fin dalla creazione, da Mosè e dai profeti, cerca di parlare con l'uomo in modo, potremmo dire, frammentario. Chi fa unità è il mistero dell'incarnazione, un Dio fatto carne. Buon ascolto. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Dopo aver ascoltato il prologo di Giovanni, ci viene una domanda. Qual è il nesso che collega il bambino adagiato nella mangiatoia, Gesù bambino che abbiamo nel presepe, nelle nostre chiese, con questa famosa, famosissima parola di Dio? Dio ha parlato e parla, dicevamo, cerca di entrare in relazione con gli uomini, con i profeti. E per tutta la storia della salvezza c'è un Dio che parla in modo frammentario. La prima lettura di oggi, tratta dal libro del Siracide, fa l'elogio della sapienza increata da Dio. La sapienza è Dio stesso, colui che cerca di imprimere, di immettere nell'uomo il segno di Dio. Questa parola, dicevamo, è la stessa parola che si fa carne. Questa sapienza increata trova carne nel grembo della Vergine Maria e si incarna in Gesù. Che cosa ci dice questa parola? Stiamo ancora nel tempo del Natale. Una luce che brilla nelle tenebre degli uomini e gli uomini non l'hanno accolta. Sono i tratti di una nuova esperienza di vita, l'esperienza di vita del cristiano, che dà delle coordinate, delle direttrici, dei segni vettoriali. Pensiamo già con la nostra mente alla stella cometa che indirizza i magi alla capanna, alla grotta di Betlemme. La vita non appare più abbandonata. Questa parola che si fa carne ci ricorda una vita vissuta anche da Dio, raggiunti da questa parola di Dio, tonificati dalla grazia, rafforzati dalla grazia di Dio. Essere figli di Dio significa, nel momento in cui abbiamo dei dubbi, delle incertezze, dei problemi, delle sofferenze che non scompaiono per inganno, ma ci danno l'opportunità di fidarci quotidianamente di Dio, di un Dio fatto carne. Questa luce che viene nel mondo, che trova difficoltà nello spazio del cuore degli uomini, viene per sperimentare, per far sperimentare all'uomo un nuovo punto di vista per conoscere la sua esistenza, per conoscere la sua vita. È il punto di vista di Dio, il Dio creatore, ecco Giovanni Battista. Un punto di vista che mette davanti ciascuno di noi
quella parola fatta carne, quella parola non più frammentaria ma unitaria nella persona di Gesù, il Figlio di Dio. Ecco, allora anche noi diventiamo figli nel Figlio. L'essere figlio di Dio significa compartecipare all'umanità di Gesù bambino, compartecipare alla divinità di Dio, diventare nella vita di Dio parte attiva, essere resi docili allo Spirito Santo. Proprio il dono di essere figli di Dio però ci dà il coraggio di non essere dei battitori liberi, dei solitari, degli uomini solitari, degli uomini delle isole deserti, delle monadi, ma vivere un'esperienza nuova di vita con la nostra comunità, con gli altri, con le persone che Dio mi ha messo accanto. I magi, che vedremo domani, vivono una comunità e insieme si dirigono per andare incontro al Figlio di Dio che è nato. Ecco come, se non ci aiutiamo a vicenda, ci ha detto il prologo di Giovanni, difficilmente saremo in grado di dare ragioni della nostra vita, difficilmente saremo in grado di dare ragioni della speranza che è in noi, di quel movimento del nostro cuore, della nostra vita, che non dobbiamo mai, mai trascurare. Il Dio con noi è uno di noi. La sintesi del prologo di Giovanni è proprio questa. Quella parola di Dio, tante volte data agli uomini, oggi ci viene data a noi, non attraverso dei verbi, delle parole, ma in un bambino docile come il bambino Gesù. Buona giornata e buona domenica a tutti.